Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita col Vinland in Europa Universalis 4. Non prendo in mano il gioco da un po', quindi non mi ricordo tutto, però mi ricordo che dobbiamo rilasciare la Scozia, ma prima dobbiamo fare il claim sulla Danimarca, quindi dobbiamo aspettare un po'. Nel frattempo dobbiamo preparare la guerra alla Danimarca, a Kilva, perché mi sono reso conto che attaccare questo non ha senso, nel senso che ora posso attaccare questo e questo, ma finché non attacco l'Unda sono costretto a fare io i core qua, cosa che invece non voglio, quindi dobbiamo far crescere Lukongo e prima dobbiamo attaccare l'Unda. L'Unda è attaccato col, alleato con la Spagna, che è alleata con un sacco di gente, quindi non sarà co-belligerante. Però quando saremo in guerra con la Spagna possiamo attaccare il Portopollo direttamente e abbiamo il casus belli per farlo, quindi questo è molto positivo. Non ho un confine diretto con la Spagna, invece ce l'ho, quindi ho il casus belli diretto anche con loro. Purtroppo, per qualche motivo incredibile, quando avevo solo queste due regioni non potevo rilasciare la Scozia, anche se c'era il corpo scozzese. Adesso invece, se rilascio la Scozia, tutto quanto diventa Scozia, comprese queste due isolette e l'Irlanda, perché c'è il corpo scozzese. Quindi, boh, cioè non c'è una vera ragione della vita. Vabbè, questo è. Poi in America c'è Charka da devastare. E c'è questo che si sta pappando questo qui. Allora, qua c'è una riflessione da fare. A me serve che lui non muoia, quindi vorrei intervenire. In for peace. O gli dichiaro guerra. Il problema è che appena vincono, questi qua hanno vinto. Non riesco a fermarla questa cosa. Avrei dovuto reagire in tempo, perché allora, il mio piano era: adesso Aravak vince e poi io vengo qua e gli dico di fare Release Nation e dopo vassallizzo la Columbia, che a quel punto sarà una nazione dipendente, non sarà più una colonia inglese. Però è una nazione dipendente con idee coloniali, questo è quello che a me interessa. Expansion, quindi può fare le colonie. Il problema è che mi sono reso conto che purtroppo quando si elimina una nazione coloniale come noi abbiamo fatto qua, i core se ne vanno. In alcuni casi. Vi ricordate che qua se ne erano create due? Però questa roba qua dovrebbe avere ancora il core portoghese. Non sono passati 150 anni. Cioè, dall'inizio della partita sì, ma non da quando il Portogallo ha fatto le colonie lì. Ma il core non c'è più e non c'abbiamo ancora l'assolutismo. In realtà ho Administrative Efficiency. Però non vuol dire niente, è l'assolutismo che abbassa la durata del core, mi pare. Sì. Administrative Efficiency, disciplina, dovrebbe abbassare anche la durata del core straniero, teoricamente. Vabbè, quindi sostanzialmente c'è poco da fare. Dobbiamo spostare le truppe in giro, di conseguenza non attacco questo ma attacco Kilva. Tu ti sposti qua. Ok. Invece mandiamo giù un po' di flotta, quindi vediamo di fare un po' di spionaggio flottaliero. Allora, per quanto riguarda Kilva 11 anni pesanti, la Danimarca 8 nave pesanti e 32 leggere. Cacchio, dividere la flotta da guerra tra qui e qui non è proprio comodo. Non è per niente comodo. Quindi dovremmo reclutare altre navi da guerra. Questo è chiaro. Navi da guerra che mi conviene reclutare quando ho quelle nuove. E adesso per un bel po' di tech ho navi nuove. Quindi reclutiamo navi da guerra. Facciamo così. Dieci pesanti, save. Costa troppo. Non ho i marinai né i soldi. Niente, allora facciamo normale. Uno. Dice già ne stai facendo due, 700 giorni però. Dovrei fare degli shipyard. Vabbè, dai. Due. Grande. E basta. Ah, già finita. Allora, cosa ti sei conquistato? Mmm.
We gain the conquest casus belli against Daimar, the whole promises that we claim on. Io l'ho già fatto il claim sulla Danimarca, ragazzi. Scusate. Allora. Boom. Boom. No, ancora una volta. Boom, 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 boom. Scotland, che però viene rilasciata as a Catholic vassals. Vai. Quindi tutto quanto Scottish. Scottish, Scottish, Scottish. Iniziamo la guerra prima con la Danimarca, dai. Ho già qua le navi, però mi servono prima le navi da trasporto. Allora, facciamo, portiamo queste qui. Qui. E poi dichiariamo guerra, dai. A posto. Questo è andato. Chi è che sei? Tu. Congolino. Perfetto. E tra l'altro tu. Ok. Diamo una botticella anche a questo, così torna a far così. No, basta. Improve relation. Non abbiamo più l'Uber. Che cacchio sto facendo qua? Qui, via. Inverness. Non abbiamo più l'Uber casus belli contro gli altri, pazienza, 98. Sì, ma non mi puoi costruire niente di utile. Beh, uno shipyard. Shipyard. Convertiamo. Tra l'altro, aver rilasciato la Scozia dovrebbe aver alzato questa qua a 90, esatto. Sei arrivato? Dai. Ok. Vieni qua, dichiariamo prima la guerra alla Scozia, che significa in realtà fare degli sbarchi. Il problema è che la Danimarca, scusate, non la Scozia, ha una bella flotta di 32 nave, galee. Quindi non sarà semplice prendergli la capitale. Vediamo. Facciamo una guerra alla volta, dai. Ti sei presa Salisburg? No, strano. Allora, inizio anno, tra l'altro, volevo spostare un po' di trade nella Manica e poi la prossima colonia ho deciso che la facciamo qua o qua. Cioè, quindi non ho deciso al 100%, ma di sicuro la facciamo in Indonesia. Adesso, quando sarà il momento, vedrò. Scusate, non mi ricordo, io ho te che sei qui. Mica che muori. Questi sono tutti a posto, devo aspettare il 60 lì, 606. Early frigates. Allora, vediamo se il mio piano funziona. Ora potrebbe nascere Global Trade, cioè in realtà ogni inizio anno c'è la possibilità. Se io sposto i soldi qua, questo nodo diventa il più ricco del mondo. E quindi nasce qui. Perché lo voglio qui? Perché questo nodo lo conquistiamo. A Genova in questa partita al 99% non ci andiamo. Comunque ci andiamo se ci andiamo a fine partita. Quindi adesso facciamo un mese di pochi guadagni. Spero che Global Trade nasca qui. Vediamo un po'. 82. Global Trade. Nada. Neanche quest'anno è nato. Torna su. Fare questi regali agli inglesi così gratis. Anche no. Dai, che ci siamo quasi con quelli. Va bene. Ecco, vedete qua. È successo un disaster, non c'è più nessuno. Però vediamo, se gli faccio rilasciare una nazione, cosa nasce in Inghilterra? Cioè, c'è la cultura inglese, insomma. Early frigates. Yes.
funziona tutto come deve, perfetto. Mi piace un sacco la catena di mercanti che abbiamo fatto. Cioè, non pensavo di riuscire a essere quello che sposta più soldi da qua. È davvero incredibile. Religious Unity, please. Che territorio vuole l'Austria? Oh. Fide? C'è pure la Danimarca. No, ciccia bella, stai dietro. State là. Vieni qui. Tu vedi lì. Poi andiamo qua, poi andiamo qui e dopo andiamo nella penisola del Coccobello. Perfetto, allora la cosa brutta sarà sbarcare di qua, pazienza. Recall, allora mettiamo a migliorare le relazioni con l'Österreich, call to arms. No, non voglio call to arms. Tra l'altro è gratis, non serve il diplomatico, buono a sapersi. Buono a sapersi, pensavo servisse. Ottimo. Cioè, urli dalla finestra, da qui, senza mandare un diplomatico a Vienna, no? Da qua dici: Austria! Lo sentono anche sulla luna e lui joina la chiamata alle armi. Ah, qua potremmo iniziare la guerra, teoricamente. Nessuno ce lo vieta. Però senza navi sarà un continuare ad andare avanti e indietro. Vediamo, dai. Hai vinto? Bravo. Fino al monte. Ora mi interessa che ti conquisti uno di questi, almeno poi puoi andare sopra, come avevo già detto più volte. Potrei attaccare Miemi nel frattempo. Allora, attaccato con Vicia. Fischiolino. È che non ho abbastanza truppe. Cioè, con 9.000 riesco a battere questo. Poi questo qua va in giro, mi attacca quelli. Vediamo, iniziamo a portarlo lì, poi ci penso. Caduto. Adesso con calma ci spostiamo in Islanda. Vabbè, fu l'annessione. Guarda un po' la Russia. Cioè, adesso Mali ha detto: ma no, non è una guerra. Peccato. Ho un po' di marinai. Sì. Continuiamo con la nostra costruzione di galeoni. Siamo a 6. 10 galeoni. Ok, 35 dovremmo essere la flotta più potente del mondo. E invece no. Sì, 35 arriviamo a essere la flotta più potente del mondo. Vieni qua. Ok. Con chi sei in guerra te? Ma l'Austria non ce la fa proprio, eh. Cioè, se non uccide tutti non è felice. Lubecca. Porca vacca. Ah, Brandeburg. Vada retro. Crucco. Guardate Juncker che avanza. È già qua. Speriamo che non vada troppo oltre. Quella roba lì è mia. Vabbè, a parte che posso attaccare tranquillamente Brandeburgo. Non esiste più l'impero. Oh. È strano giocare senza impero. Ha già vinto. Ma quanto è forte l'Austria? Basta. Sta full annettendo tutti. Cioè, io non riesco a essere così rapido. Non riesco neanche a finire di parlare. Gli ha conquistato un'altra provincia. Cioè, ha fatto due guerre nel tempo in cui io ne ho iniziata una.
Non possiamo essere inferiori ai crocchi. Facciamo così che va bene. '84, sì, dai, che adesso questa qua diventa felice subito. Oh, ma sto cacchio di mare. Bohemian Crystals. Rudoni, rudoni, produce glass. Vabbè. Rudoni, rudoni, tra l'altro. Ah, se l'hanno già fatta. Bene, tornate su. Allora, contro di te, prendiamo questi qui. Beh, a parte che tu sei protestante, giusto? Oh. Allora, scusate un secondo, bisogna dedicare subito del tempo alle States, perché se no, come funziona per adesso, perché nella prossima patch cambiano tutto. Le States vogliono almeno avere un po' di territorio, non tutte, questa e questa sì. Quindi se sono sotto quel limite, che è il 10%, questa qua continua a scendere. Quindi visto che non voglio che questa continui a scendere, dobbiamo dare un po'. Allora iniziamo ad andare a togliere a lui qualcosa. Qua arrivi al 11. Posso togliere di più. Cacao però è il 43, quindi non servirebbe a niente. Qua sono tutti territori poverissimi, possiamo tranquillamente lasciarteli. Il sale non è così ricco. '11 e 3, possiamo togliere ancora qualcosa. 10 e 8, 1,08 potrei andare a togliergli, che in realtà è da fare se si può, tenerli proprio al limite, 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 ma non possiamo. Invece diamo al clero qualsiasi cosa il clero voglia. Allora, una buona idea per dare queste è guardare dove è alta l'autonomia, perché dove è alta l'autonomia non si perde praticamente niente a dare via i territori. Ok, il pesce sì, adesso vediamo se c'è qualcosa nel sud che vale di meno. Questo qua mi sa che è già... oro. Ma quello vorrei evitarlo, francamente, di dartelo via. Questo qua lì lo possiamo dare, tanto il vino vale poco. Il sale vale poco. Qua vale tutto tanto sostanzialmente, quindi evitiamo. Vabbè, qua l'autonomia è alta, quindi diamogli queste due fonti di cacao. Fonti di cacao, cioè proprio sgurga, capito? C'è quello di Nesquik che è lì a fare i salti. Pesce. Niente, allora ti do questo. Deve arrivare almeno il 10%, eh? Poi rimane comunque non felice, però almeno non scende più, anzi pian pianino sale. E adesso vediamo se posso fargli una general donation, generous, non general donation, così è a posto. No, non posso, posso farla nel 11, però adesso questa qua sale di 0,12 al mese, voilà, no, al mese, quindi pian pianino torna su, almeno l'abbiamo sistemate. Ok, riprendiamo con la nostra belligeranza estrema. Sta attaccando Vicia. Mica di così. Aspettiamo che la guerra sia iniziata. Incorruttibile. Posso? Quanti punti abbiamo buttato via perché il gioco ha tolto la pausa da solo? Stupido gioco.
Allora, le tech è un po' presto, quindi facciamo development, direi. Vabbè, dai qua. Per ora sono fermi lì. Noi andiamo di qui. Questo qua è ancora un mare aperto, vero? Esatto. Ok, abbiamo preso Kilva. Lui dov'è? Non ha truppe in giro. Ah, lì c'è la flotta. Ok. Breton Pretender. Ora loro hanno un esercito, mi pare. Non gigante, ma ce l'hanno. Quindi devo stare attento. Quello non è tutto il suo esercito. Però va bene. Qua potrei essere invaso io. Ma teoricamente no. Quindi tu ora conquisti questo. A quel punto qua io attaccherò questo. Cioè potrei anche non farlo, francamente, eh. Almeno qua diventa tutto spagnolo e poi la cultura spagnola noi l'andremo ad accettare. Quindi a noi conviene. Mentre gli sbarchi sono cosa semplice, diciamo così. Prima per esempio che questo qua ora mi va a liberare tutto. Ah, bene. Giustamente. È morto lo statista. Cacchius. Vabbè, lì su quel forte. Diplomatic reputation, avevo ancora quello. Sì, va bene, dai. Cioè, tutto di cultura azteca, praticamente. No. Nessuno dei tre, però sono mesoamericani. Comunque incredibile, eh? Chi deve attaccare l'AI se non il player? Il player. Eccolo lì. Cioè, ho detto, adesso che questo qua è sotto attacco. Questo è un problema. Adesso ho le mie rivolte, era solo quella lì. Cioè, non ci posso credere. Però, teoricamente, tu rimetti giù i core. Poi come fa a essere nata questa se non ci sono i core? È qualcosa di troppo strano. Ok, qua a posto. Comunque, con la Danimarca faremo così. Poi qua c'è questo. Quindi prendo questo. Questo è un forte, quindi andiamo di qui. E per ora che si incazza? Solo il Portogallo. Ok, allora prendo la Copenaghen. Ciarca, Portogallo, Danimarca. No, un po' una sbatta andare a prendere Copenaghen. Qua non c'è un altro centro del trade.
Cioè, non so se voglio andare a prendere Copenaghen così. È da fare, questo è chiaro. Però è anche un bel po' di overextension. Così però non avrei il casus belli su di te. Allora non mi prendo quella a metà. Noi facciamo così. Sperando non attacchi l'Austria per prima. No, ma così dovrebbe andare bene. Così dovrebbe andare bene. Cioè, oddio, io potrei anche non prendermi questa. Qua c'è il forte, lo voglio. No, dai, facciamo così. Ok, almeno ho il casus belli che voglio contro di loro, che è molto meglio di quello che stiamo utilizzando adesso. Il problema è che chi è un Kilva, che mi prende? Allora, io vorrei la costa qua. E questo è già 52% di overextension. Quindi per esempio potrei dare questa roba qua alla Scozia per farci core. Esatto, facciamo così. E qua non so se è il caso di rilasciare un vassallo. Potrei conquistare questo. E gli diamo lui qualcosa. 75%, questo qua se lo vado a togliere quant'è però? 65, quindi posso prendere 65,5. Mizzia, posso prendere solo il 34% da Kilva. Poi ci sei pure tu. Ok, 6 e 6. E ragazzi, iniziamo ad andare overstesi, dai. Che palle. Cioè, sennò è troppo lungo. Far così. Qua si produce qualcosa di interessante. In realtà, cioè, sta roba posso anche non prendermela. A me basta prendere questi qua ed è già però il 52. Questo potrei darlo a Makua. Questa parte qua. Quindi serve da vassalizzare. Cosa che tra l'altro ora potrei tranquillamente fare. Ah, abbiamo finito. Ops. Magari mancavano pochissimo. Vabbè, il prossimo colono abbiamo detto che finisce in maniera automatica in Indonesia. Quindi dobbiamo anche mandarcelo in Indonesia. Ok, per oggi ci salutiamo qua. Ambarabaci cicocò, tre civette sul comò. Tu non sei alleato con nessuno. Tu sei alleato col Brunei. Entrambi mi adorano. Tu ti odi con Malacca, probabilmente. Malacca è un tributario Ming. Ok, andiamo qua. Sperando che questo mi dia il casus belli contro questo. Andiamo qui. Ok, però mi servono pure un paio di trasporti. Facciamo una micro flotta trasporti. Cosa manca adesso? Vabbè, dai, ci pensiamo dopo. Quindi ci salutiamo qua, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Abbiamo iniziato ad andare a spostarci in Indonesia. Guerra un po' in tutto il mondo perché sennò non ci divertiamo. Però i vichinghi stanno per tornare finalmente in Norvegia. E non come nella partita
in Total War, in cui li voglio ricacciare in Norvegia. Questa volta stiamo cercando di tornarci noi. Vediamo come va quella questione convertitrice. No, per ora ne stai facendo solo uno, ma va benissimo così. Cosa fanno gli inglesi? Oh, cioè, tu hai dato il diritto di passaggio agli inglesi? No, come mai loro passano? Non ha senso. Comunque, 606 non è ancora nato l'istituzione, non so più cosa fare. Cioè, ho bisogno di questa. In tutti i sensi. Guarda quanti punti. Cioè, i punti non li sto spendendo anche perché ho bisogno di fare a Rust Treatment e tirare sull'assolutismo. Per fare ovviamente Quorum Country, eccetera, eccetera. Solo che finché non nasce, la questione è abbastanza lunga. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.